Buongiorno ragazzi, eccoci con la verifica di scienze umane dedicata ai caratteri fondamentali della globalizzazione. Andiamo direttamente a vedere la verifica per capire su quali aspetti dobbiamo concentrarci ed eventualmente rivedere dispense e appunti delle lezioni passate. Eccoci. Questa è la nostra verifica che troverete su Classroom. La domanda è: la globalizzazione è un fenomeno tecnologico, economico e culturale. Perché ho scelto di elencare questi tre aggettivi in questo preciso ordine? Rispondi a questa domanda e poi illustra i caratteri della globalizzazione, inquadrando il contesto storico e spiegando le motivazioni della definizione classica di globalizzazione, ovvero divenire globale di dinamiche locali. In particolare, la definiamo come fenomeno tecnologico, economico e culturale. L'ordine non è casuale, perché? Perché noi sappiamo che a partire dalla rivoluzione industriale, appunto, il miglioramento delle tecnologie, dei macchinari, ma anche degli strumenti di comunicazione utilizzati ha consentito di allargare il perimetro dei mercati, passando da mercati di zona a mercati di carattere nazionale e poi dall'inizio del Novecento, in particolare per alcune grandi industrie, a mercati di carattere internazionale. Questo ha innescato un fenomeno economico di aumento degli scambi, di strutturazione delle industrie, di introduzione della catena di montaggio, di creazione di un mercato finanziario globale, di redazione di norme atte a regolare gli scambi di carattere, per esempio, internazionale. Ma qual è l'aspetto culturale indicato nel terzo aggettivo? Il multiculturalismo, le migrazioni per carattere per cause economiche e per cause legate alla ricerca del lavoro, a migliori condizioni di lavoro, allo spostamento di masse di popolazione verso quei distretti industriali, quelle città metropolitane più industrialmente strutturate. Quindi questa è già una prima risposta. Poi, contesto storico. Contesto storico è un contesto che sta a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, per quella che è la prima fase, ovvero di sviluppo tecnologico e di passaggio da un mercato locale a un mercato nazionale, e poi nel corso del Novecento di strutturazione di un mercato internazionale, nel momento in cui anche le infrastrutture si modernizzano. Per esempio, ci si comincia a muovere via nave, quindi anche su rotte transoceaniche, e poi tramite gli aerei, quindi con velocità molto molto più marcate, fino ad arrivare alla seconda metà del Novecento, ma in realtà il periodo a cavallo tra Novecento e 2000, con la creazione dell'autostrada digitale. Cos'è l'autostrada digitale? Internet, e quindi la possibilità di scambiare informazioni in tempo reale a migliaia di chilometri di distanza. Veniamo quindi a spiegare la motivazione della definizione classica di globalizzazione, cioè divenire globale di dinamiche locali. Perché tutto ciò ha portato all'espansione di alcune dinamiche, per esempio di tensione, per esempio di crisi economica, per esempio di tracollo bancario, contestualizzate in un certo luogo ad allargarsi a macchia d'olio anche ad altri luoghi. Perché? Perché tutte le economie sono intrecciate tra loro, sono intrecciate in una fitta rete di relazioni e rapporti che causano poi delle reazioni a domino, delle reazioni concatenate per ciascun input, per esempio una crisi, per esempio un attentato, per esempio una crisi politica, una guerra, che appunto non porta più conseguenze solo in quel contesto, ma anche nei contesti economicamente correlati. A questo
questo punto mi sembra di avervi dato una infarinata. Se riprendete la dispensa sulla mondializzazione dei mercati, che peraltro vi riallego su Classroom, troverete ulteriori esempi da poter riportare nella verifica. Buon lavoro!